sentito. Buongiorno a tutti, siamo qui a Villa De Santis con il gruppo Senso Civico. Siamo legati, come vedete, anche dalle nostre magliette quest'oggi, sia a Quintomania, che lo utilizziamo per fare informazione su tutte le problematiche del municipio Roma 5, e sia a Legambiente nel progetto Puliamo il Mondo, che non è più una sola, diciamo, uscita, una kermesse, ma diciamo lo cerchiamo di tenere vivo sempre come possiamo. Non è un hobby, il nostro chiaramente è volontariato allo Stato puro. Oggi siamo qui in via Romolo Balzani nel giardino giochi per bambini. Lo abbiamo tirato quasi a lucido, dico quasi perché mancherebbe soltanto eventualmente di recuperare un po' di immondizia, ma ci servirebbero i sacchi, ne siamo sprovvisti oggi purtroppo. Però vediamo nei prossimi giorni anche di sensibilizzare il servizio giardini, almeno, perché poi questa è la nostra funzione, sensibilizzare le istituzioni parallele al Comune di Roma che hanno per competenza questo tipo di servizi, in questo caso il servizio giardini o chi per lui, di venire a pulire, perché qui i secchioni dell'immondizia sono tutti stracolmi e strapieni. Questo è il giardino chiamato il giardino delle panchine, perché qui ne abbiamo contate credo 26 o 27, molte delle quali non hanno visto mai il sedere dell'umano. Perciò non riesco proprio a capire chi ha progettato sta cosa, ma evidentemente i soldi non erano i suoi, chiaramente ha scialacquato. Intorno alla siepe c'è anche l'impianto di irrigazione a goccia che probabilmente, anzi dico sicuramente, non ha mai funzionato. Va bene, non la facciamo tanto lunga, continuiamo con il nostro servizio, il nostro operato, il nostro volontariato per avere sempre un quartiere più bello, più pulito e più usufruibile, in questo caso dai nostri bambini.